Prima Fila Magazine. Adesso andiamo di nuovo in provincia di Bologna per la stagione di Agorà. Alessandro Amato, cosa avete preparato per questa stagione 2023-2024? Allora sì, ripartiamo con l'ottava stagione di Agorà e quest'anno torniamo di nuovo nel formato della stagione completa, quindi iniziamo questo sabato inizio di settembre per arrivare fino alla fine di maggio. Partiamo subito con una super festa di inaugurazione ideata dai Sotterraneo, che sono dei grandi amici di Agorà, e ci presenteranno un Iper Talk per Agorà con alcuni ospiti della stagione, quindi sarà proprio il modo per anche per il pubblico di conoscere alcune anticipazioni e incontrare in un modo molto molto originale alcuni dei protagonisti. Oltre ai Sotterraneo, sabato 29 settembre ci saranno i Meno 20, i Fanny Alexander e i Kepler 452. A seguire naturalmente non possiamo parlare di tutti gli spettacoli, però raccontaci a grandi linee, ecco, la linea della direzione artistica per questa stagione e se vuoi citare qualche appuntamento in particolare. Allora, quest'anno appunto avremo tantissimi appuntamenti, tornando al formato della stagione completa. Sicuramente appunto diamo un panorama di tutto quello che il teatro e la danza contemporanea. Avremo un appuntamento con sulla danza con King Caleri, un focus che abbiamo realizzato insieme a Danza Urbana e a Casa della Cultura di Calderara, dove King Caleri hanno presentato una loro monografia e da noi porteranno 2003-2018 una riedizione del loro storico spettacolo. E poi sempre per la danza avremo Amleto di Collettivo Cinetico, che sarà al Pieve di Cento al Teatro Alice Zeppilli in una doppia data, il 15 e 16 dicembre. Poi avremo un focus su Dario Manfredini, che presenterà un laboratorio di formazione e un suo spettacolo Divin in chiusura di stagione, e tantissimi altri appuntamenti. Siamo circa 30 appuntamenti durante tutto l'anno.